I carabinieri hanno arrestato due pusher davanti a un negozio di alimentari in via Monte San Michele, una laterale di via Piave. Da tempo i militari avevano incrementato i controlli davanti all'esercizio commerciale. Nelle scorse ore, due nigeriani di 18 e 34 anni, inconsapevoli della presenza delle forze dell'ordine, stavano spacciando marijuana, documentate numerose cessioni. Sono stati arrestati. Ladri scatenati nella notte a Venezia, prese di mira due pizzerie per asporto. In tutti e due i casi la porta d'ingresso è stata forzata. I ladri in pochi istanti si sono impossessati del fondo cassa, oltre a qualche bibita custodita nei frighi. Il primo colpo in campo Santi Apostoli, il secondo in Calle Dolfin, sempre nel sestiere di Canareggio. Bottino da 1000 euro, conferma il titolare proprietario di entrambe le pizzerie. Ma nella notte i banditi sono penetrati anche in un esercizio specializzato nella vendita di souvenir di Calle della Mandola nel sestiere di San Marco. In mattinata la spiacevole scoperta da parte del proprietario. È iniziata la seconda fase dell'operazione straordinaria di controllo del territorio in atto su tutta la provincia di Venezia, disposta dal questore Angelo Sanna e denominata Alto Impatto 2. Questi numeri: sono state controllate 726 persone, per 7 di loro è scattato l'arresto, 10 i soggetti denunciati. Il questore ha disposto la chiusura del circolo privato Lady Club di Mestre per la durata di 60 giorni a causa dei molteplici e gravi fatti di ordine pubblico che riconducevano all'attività della struttura. La polizia ha arrestato Alfred Ostenried, cittadino tedesco di 49 anni in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per il reato di truffa. Si trovava a Mestre, in zona Carpenedo. Al momento dell'individuazione il tedesco è risultato in compagnia di una persona estranea però alla vicenda. I reati contestati riguardano una perpetrata truffa da circa 120.000 euro commessa nel 2009 in Germania. L'arrestato si era appropriato con mezzi fraudolenti di attrezzature sanitarie senza provvedere al pagamento delle stesse.